Gli sguardi di oltre 1600 volti, metà di napoletani, l'altra di italiani e stranieri che vivono a Napoli. Si chiama Razza Umana Italia ed è l'installazione di Oliviero Toscani per l'uscita di Monte Calvario della stazione della metropolitana di Toledo. È il ritratto di una città che guarda, il benvenuto agli utenti del trasporto pubblico. 100 metri di umanità attraverso l'unicità dei singoli volti. È stata inaugurata questa mattina l'ennesima stazione dell'arte. È un po' un album di famiglia, È un po' un album di famiglia della città. Devo dire che sono molto fiero di questo lavoro. Bello, poi soprattutto la metropolitana è fantastica. Avete la più bella metropolitana del mondo. Da un paio d'anni consegniamo praticamente due stazioni all'anno. Poi entro la fine dell'anno completeremo Garibaldi. Con il completamento di Garibaldi rimarranno solo due grandi cantieri aperti, che sono Municipio e Duomo. Due grandi cantieri molto avviati, che sono poi in ritardo, soprattutto perché lì si è concentrata la ricerca archeologica e il ritrovamento di elementi importanti dal punto di vista archeologico. All'esterno una piazza sopraelevata in tema con l'elemento di socialità dei quartieri spagnoli. All'interno tre lunghe scale mobili, tra cui la prima e la più lunga d'Europa fra quelle pubbliche, oltre ad opere d'arte di Weiner, Neschat, Kabakov e Clemente, ed un disegno caratterizzato anche dall'utilizzo dei colori per sottolineare la discesa ai vari livelli di profondità, il nero della terra, l'ocra del tufo e l'azzurro del mare, per un totale di 50 metri di profondità. Apriamo una stazione bellissima nel cuore del centro storico di Napoli, a fine novembre ne apriamo un'altra ancora, veniamo premiati tra qualche giorno a Londra come la stazione più bella d'Europa, quella di Via Toledo. Napoli si può fare, Napoli è la città dei giovani, quindi la città della mobilità alternativa, la città in cui si vive nei quartieri e la metropolitana unisce i quartieri e unisce la città. Io sono dell'idea che le persone a Napoli si debbano spostare da un quartiere all'altro e contaminarsi.